Come interviene il demonio? Può agire solo come tentatore o può provocare problemi fisici, psicologici ed economici alle persone? L'attività principale del demonio è ovviamente la tentazione, cioè indurre le persone a disobbedire all'eterna parola di Dio, cioè cerca di far peccare le persone e soprattutto far peccare mortalmente. Questa è la principale azione del demonio. Poi ovviamente il demonio può anche intervenire, direi, virgolette, in maniera concreta nei confronti delle persone. Abbiamo degli esempi nel Vangelo appunto di persone possedute, di persone addirittura la famosa donna chiamata Curva, che da tanti anni era, diremo adesso, in una posizione artrosica, ma per uno spirito di malattia che Gesù scaccia e poi la donna guarisce. Può intervenire sui singoli e può intervenire anche nei confronti nella famiglia e disturbare. Può anche provocare effetti economici, per esempio, certe attività economiche possono essere disturbate dal demonio, creati dei problemi a quel riguardo. Il demonio opera quindi non solo sui singoli e può agire anche nella famiglia, nella società e nella chiesa? Certamente, poi questo sarà un argomento a parte perché come agisce nella società ad ampio spettro merita sicuramente una puntata a parte, ma agisce tranquillamente, quindi sia ispirando i suoi discepoli, i suoi figli spirituali, per usare l'espressione del Vangelo di Giovanni, capitolo 8, quindi ai figli spirituali, quindi attraverso questi che tra l'altro occupano spesso delle posizioni di potere e di influenza nell'intera società, quindi fa promulgare leggi, eccetera, e muove, diciamo così, stimola i comportamenti violativi delle parole di Dio, ma ripeto, di questo ne parleremo a parte. Nella famiglia, logicamente, può creare problemi vari, per esempio liti, incomprensioni, cioè getta benzina sul fuoco e quindi può provocare anche proprio separazioni e problemi vari di compatibilità, direi, caratteriale all'interno. Se c'è una persona chiaramente poi soprattutto posseduta, è chiaro che con lui vi è anche questa presenza scomoda e non desiderata che lì si diverte a creare scompiglio e, ripeto, gettare benzina sul fuoco. Può aggredire chiunque, anche i preti e le suore? Ma certo, ci mancherebbe altro. C'è stato un caso in cui addirittura una suora è stata resa indemoniata da fatture fatte da un prete. Il Vangelo parla chiaro, può aggredire anche il Papa, i papi, cioè in senso generale. Ricordiamo le parole del Vangelo quando Gesù dice al Papa Pietro, che l'aveva appena nominato Papa, gli dice: lungi da me, Satana, tu ragioni come il mondo e non come Dio. Dopo ricordo di aver sentito un'omelia, una patetica omelia, in cui il sacerdote cercava di arrampicarsi sui vetri per giustificare questa dura espressione di Gesù e diceva: va intesa nel senso che Gesù ha detto qui c'è Satana, quindi lungi da me Pietro perché qui c'è Satana. Quindi sarebbe stato se non fosse stato tragico, sarebbe stato a sberlicarsi dalle risate, che il concetto del Vangelo è ben diverso. Chiunque abbia un minimo senso di lettura, di conoscenza e di intelletto capisce perfettamente che l'espressione di Gesù era ben altro. Quindi chiunque può essere aggredito dal demonio sia da un punto di vista ovviamente di tentazione sia da un punto di vista proprio concretamente, perché Gesù ha insegnato in primis agli apostoli e poi a cascata a tutti noi a recitare il Padre nostro che finisce liberaci dal maligno, quindi l'ha detto al Papa Pietro, l'ha detto ai cardinali per fare un'equivalenza, apostoli o vescovi, scegliete un po' voi, che tutti, nessuno escluso, dobbiamo pregare il Padre nostro che, ripeto, conclude con liberaci. Gesù non ha detto pregate per qualcuno, liberalo, ma ha usato il famoso ci. E qui vorrei aprire proprio anche una parentesi, perché tante volte tra le varie barzellette che sento, scusate, ma le considero barzellette per non considerarle altro, dove si dice non bisogna pregare
solo per se stessi o per se stessi bisogna pregare per gli altri, queste sono barzellette, perché Gesù col famoso C del Padre nostro ci ha insegnato a pregare per noi, perché tutti siamo bisognosi dei suoi interventi, e per gli altri. Ciascuno di noi quando dice il Padre nostro lo fa per sé e per gli altri, lo stesso dicosi dell'Ave Maria, eccetera, per noi peccatori, eccetera, eccetera. Quindi non so tante volte se ridere o piangere, però preferisco magari ridere. Perché i bambini, che sono creature innocenti, possono essere colpiti dal demonio? Molti si chiedono come mai il Signore permette ciò. Innanzitutto il Signore lascia liberi, questo nella Bibbia, c'è libero arbitrio, altrimenti non meriteremmo né il paradiso e purtroppo l'inferno per scelta finale, definitiva, per cui non si fa ricorso all'infinita misericordia di Dio, forse pure negli ultimi istanti. Dio lascia liberi. Poi io rispondo con un'altra domanda: perché certi genitori o certi nonni consacrano i figli, i bambini a Satana? Allora rispondiamo in questo caso. Perché ci sono dei bambini che vengono consacrati al demonio da parte di familiari satanisti. Questo qui bisogna dirlo, bisogna dirlo, perché altrimenti si diamo le colpe al Signore che sono del demonio. Dio lascia liberi. Purtroppo questi familiari diabolici, e ci sono stati dei casi, molti anche esorcismo, che sono stati consacrati addirittura quando erano già nel grembo materno, attraverso dei riti particolari, da genitori o qualche genitore o qualche nonno o nonna al demonio. Quindi allora, cioè, di chi è la colpa? È chiaro che si può uscire dalla situazione, perché anche se una persona fosse stata consacrata al demonio, logicamente può uscire. Abbiamo un esempio illustre in Clotilde Persone, che ha scritto la sua famosa autobiografia Le lettere al dragone, che lei, quindi, che invito a leggere con molta attenzione. Lei è uscita da questa situazione infernale terribile con un rosario un po' rotto che era stato consegnato da una suora di clausura, quindi si è liberata dal demonio, da una possessione fortissima demoniaca, eccetera, si è tranquillamente liberata, perché Dio è sempre più potente. Bisogna solo desiderare di uscire, questo sì. Quali sono gli interventi straordinari del demonio? Dunque, il demonio può agire con possessione, possessione ordinaria, possessione straordinaria, infestazioni, vessazioni, e vediamo un attimo di chiarire alcuni concetti. Allora, per possessione si intende l'intervento del demonio nella persona, cioè il famoso e classico posseduto. Se esorcizzato, il demonio viene stanato, parla il demonio attraverso la persona e quindi la persona praticamente viene accantonata, virgolette, è il demonio che parla, quindi lo possiede, è dentro il suo corpo. Questi sono un po' più rare, ovviamente. Maggiori sono invece le infestazioni del demonio, che possono riguardare le persone e possono quindi provocare malattie. Per esempio, ci sono delle malattie che sono provocate dal demonio senza che ci sia una vera e propria possessione. Sono gli spiriti di malattia che anche con l'esorcismo non si manifestano, non rispondono all'esorcista, non manifestano la loro presenza, però creano problemi. Possono riguardare anche le cose, per esempio certe abitazioni, certi luoghi in cui si avvertono o si notano manifestazioni particolari, inspiegabili logicamente e naturalmente. E faccio un esempio: capitato in un paese di montagna in cui in questa stalla vedevano diverse persone un cane nero, che ovviamente non c'era come cane. Era questa visione che poi è sparita con l'intervento del sacerdote che aveva effettuato un esorcismo. Possono anche provocare, diciamo così, dei danni alle persone, per esempio persone che cadono dalle scale inspiegabilmente, come se qualcuno le avesse spinte, oppure da una seggiola, oppure disturbi vari. Ecco, quindi il demonio può con queste infestazioni colpire le persone e colpire le cose. E poi c'è la possessione, e direi sono attività per carattere straordinario. Poi vi è la possessione ordinaria. Cosa si intende possessione ordinaria? Si intende l'influenza che il demonio esercita nei confronti delle persone.
senza che loro siano possedute. Allora, se io riuscissi a condizionare certe persone a fare tutto ciò che io desidero, su di loro eserciterei una forma di possessione, un'influenza, se loro fanno tutto ciò che io desidero, che lo sappiano o meno di agire al mio comando, su di loro esercito una influenza, una forma di possessione. E poi ci sono invece i posseduti incarnati, dei quali si parla poco. Per posseduto incarnato si intende quella persona che ha fatto ad esempio un patto diabolico, che adora il demonio, che è stato consacrato al diavolo anche da piccolo e continua, e praticamente ha scelto il demonio come suo dio, quindi lo adora, fa quello che lui dice, segue i suoi riti, li pratica. Questo è un demone incarnato, e questi ovviamente non è che sia facile liberarli, occorre innanzitutto che loro scelgano poi Gesù Cristo, perché altrimenti Dio perché deve scacciare un demonio da chi invece lo adora e desidera che lui sia il suo Dio e agire per, nell'interesse di questo, del Dio di questo mondo e del demonio. Quindi sono quelli che poi danno anche le maggiori manifestazioni, le più virulente, però è chiaro che un esorcista deve prima di tutto sincerarsi su chi ha di fronte, se la persona che ricorre a lui, posseduta, è un posseduto incarnato, se desidera uscire dalla sua situazione oppure semplicemente è solo trascinato dai familiari perché ci sono questi fenomeni, eccetera, perché cambia chiaramente il risultato della terapia esorcistica a questo riguardo. E com'è possibile difendersi dagli attacchi del demonio? Innanzitutto cercando di condurre una vita santa. Santa significa in comunione con il cuore di Dio, quindi accostandoci con frequenza all'Eucaristia, quindi partecipando alla messa se possibile anche durante la settimana. Faremo poi una puntata a parte sul valore proprio concreto della Santa Messa, recitando il rosario intero ogni giorno, e la Madonna lo ha detto con chiarezza anche qui a Medjugorje, ha detto che il demonio va debellato con la preghiera del rosario. E il demonio stesso, in diversi esorcismi, costretto da Dio e dalla Madonna, ha ribadito il concetto che lui non può nulla nei confronti di chi prega quotidianamente il rosario intero, non solo una corona, il rosario intero sono le tre corone, poi uno aggiunga pure la quarta, la quinta, Padre Pio non le citava 30-40 al giorno, quindi chiaramente fa solo bene e non fa assolutamente male. E qui c'è la domanda, come si fa a recitare il rosario intero? Punto di domanda. Semplicemente sfruttando i momenti liberi. Una persona va in macchina e da solo, a posto di pensare a mille cose che poi non risolve, prega il rosario. Poi dirà due decine, tre decine, quattro decine, dipende dal tragitto, eccetera, e poi continuerà in un'altra occasione, mentre, non so, una donna che sta facendo le pulizie domestiche o altre attività nella casa che è lì tranquilla, può tranquillamente recitare il rosario, quindi si può tranquillamente. Diciamo che invece non si vuole, è come suora Elvira disse a suo tempo quando era giovane, disse che era più pesante recitare il rosario che lavorare in miniera. Agli inizi il demonio cerca di scoraggiare questa preghiera perché è la sua fine, è l'arma letale contro di lui. Poi, indossando anche gli strumenti di difesa, crocifisso benedetto al collo, la medaglia miracolosa benedetta, utilizzando anche l'acqua benedetta qualche volta in casa, spruzzando la croce, recitando un Padre Nostro, un Ave Maria, e poi recitando il Leone Tricesimo, ma parleremo a parte di questo.